Salve, adesso parliamo di letteratura, la letteratura italiana fra 600 e 700. Iniziamo con il 600. Il 600 si preannuncia da subito come un secolo di crisi. La crisi del 600 è una crisi economica, è una crisi sociale dovuta a una crisi sanitaria e a una crisi politica. Intanto economica per la minor presenza di metalli preziosi in Europa, quindi la minor arrivo di metalli preziosi al Nuovo Mondo, una crisi sanitaria che diventa sociale a causa delle pesti, con ben due epidemie, e una crisi politica, perché da tutto questo nascono una serie di conflitti. L'Italia del 600, a causa del dominio spagnolo, è un paese, anche se in realtà ancora non è un paese, in totale decadenza. Segue la Spagna nella sua decadenza. Anche il secolo della nuova scienza, il secolo di Copernico e Galilei, il secolo della teoria della gravitazione universale di Isaac Newton, il secolo della teoria della circolazione del sangue di Harvey e Malpighi. È il secolo del barocco. Il barocco si basa su alcune caratteristiche principali. Il barocco si basa sullo sfarzo, si basa sulla scenografia, si basa sull'eccesso, si basa sulla necessità di creare la meraviglia, questo non in campo soltanto delle arti figurative, ma anche delle arti letterarie. Per capire la differenza fra barocco e rinascimento, è interessante vedere questo. Una chiesa rinascimentale, una chiesa barocca. In letteratura si preferiscono forme bizzarre o stravaganti, originali, che servano proprio a stupire e anche divertire. Quindi l'utilizzo di metafore, similitudini, giochi di parole, dei bisticci di parole. Il teatro si sviluppa tramite la creazione di nuove forme di spettacolo teatrale, il melodramma e la commedia dell'arte. La lingua del 600 è una lingua che è caratterizzata dalla presenza in Italia di molteplici vocaboli spagnoli e francesi. Si delinea una lingua letteraria che non è nient'altro che il volgare illustre fiorentino del 300, una lingua colta delle università, degli studiosi, della chiesa, degli atti ufficiali, che è il latino, e la lingua parlata, che sono i vari dialetti. Nel 1612 fu pubblicato il vocabolario degli accademici della Crusca, primo vocabolario della lingua italiana, che raccoglieva non solo termini, ma anche espressioni, modi di dire, ma anche lì con netta prevalenza dei letterati del 300 fiorentino. Un secolo di caratteri differenti è il 700. Il 700 rappresenta una svolta. Il 700 è chiamato il secolo dei lupi. Le caratteristiche principali su cui ci si può soffermare sono la fiducia nella ragione umana come l'elemento che rende veramente uomo l'uomo, cioè la parte più importante dell'uomo, e quindi la fiducia nella capacità dell'uomo di poter comprendere la natura e portare miglioramenti e soluzioni alla propria condizione.
Quindi interesse per gli studi scientifici, per la tecnica, per le applicazioni pratiche della scienza e della tecnica, l'affermazione di valori come il cosmopolitismo, la fratellanza universale, la convinzione che l'attività degli intellettuali possa portare a un miglioramento sociale e l'interesse di, per la prima volta, degli intellettuali sui problemi sociali. L'affermazione per la prima volta dell'uguaglianza fra tutti gli uomini. Un frutto letterario di questo periodo saranno i giornali, ma soprattutto l'enciclopedia. Nel Settecento, ormai diffuso già dal secolo prima, abbiamo la Commedia dell'arte con i suoi caratteri fissi, i suoi personaggi, che però in questo momento iniziano a cambiare grazie all'utilizzo, grazie all'attività di Carlo Goldoni in particolare, ma anche di altri. Dalla commedia dell'arte con i suoi ruoli fissi e le sue situazioni che nascevano dall'affiancamento di personaggi e dalla sua completa dipendenza dall'arte dell'attore, si arriva a una commedia che pure è figlia della commedia dell'arte, ma è basata sul testo, quindi sull'attività creativa di un autore. Tra i testi che leggeremo c'è La locandiera, in cui la seduttrice Mirandolina, che è una seduttrice consapevole, lei utilizza le sue capacità di donna per ottenere la sottomissione, ma una sottomissione più che altro proprio anche pratica, di una serie di uomini, fra il marchese di Fondimpopoli con le sue debolezze aristocratiche, il conte di Alta Fiorita con la sua, che è rappresentante di una nobiltà recente, e il cavaliere di Pafratta con i suoi discorsi maschilisti. E lei in questo gruppo di uomini riesce a risaltare come la vera dominatrice, sfruttando quelle che di solito sono considerate debolezze. Spero che sia stato tutto chiaro, nel caso fatemi domande nei commenti. Grazie.